Cari amici, eccoci ad una nuova recensione per la linea Doctor Who. E qui abbiamo la riedizione internazionale del cacciavite laser del maestro. È comparso in due episodi della terza stagione, quella nuova con David Tennant, il suono dei tamburi e l'ultimo signore del tempo, ed è il cacciavite che usa il maestro. E qui abbiamo il suo modello, che dovrebbe essere in scala 1 a 1. La cosa bella di questo modello è che è un misto fra tecnologia dei signori del tempo e pezzi, diciamo, terrestri, tipo questo bullone, rivetti, viti, eccetera. È una cosa costruita bella e meglio col materiale che aveva. Allora, questo è un cacciavite laser, non è un cacciavite sonico come quelli del dottore, ma è un'arma. Facciamo subito un paio di confronti. Qui abbiamo cacciavite dell'undicesimo e dodicesimo. Qui abbiamo il cacciavite del nono e decimo. Quindi qui abbiamo così le due Nemesi. Qui abbiamo quello di Riversong, il War Doctor. E il terzo e quarto. Quindi qui abbiamo quasi tutta la mia collezione. Allora, vediamo le caratteristiche di questo cacciavite. Prima di tutto qui abbiamo non mi ricordo come cavolo si chiama, il sistema di riconoscimento dell'utilizzatore, in modo che possa usarlo soltanto il maestro. Qui abbiamo la scatoletta degli effetti sonori. È un po' pesante tutto questo sforacchiamento, ma ho visto di peggio. E vediamo le caratteristiche. Allora, intanto ha due effetti sonori che nella prima versione funzionavano solo a cacciavite esteso, in questa riedizione anche il cacciavite chiuso. Premendo questo bottone. Abbiamo, dando un colpetto, si accendono i LED e questo è il rumore del laser, del cacciavite laser, che con questo disintegrava le cose e forse anche le persone, non mi ricordo più. Tenendo premuto il bottone, questa è la funzione di ricombinatore genetico che serviva al maestro per far invecchiare il dottore, farlo diventare una specie di incrocio fra Yoda ed Obi di Harry Potter. Altra cosa, questo pezzo qua dietro è su Ratchet e veniva usato dal maestro per settare di quanto invecchiare il dottore con la sua funzione genetica. Altra caratteristica, premendo il bottone attivazione qua in alto, scatta in avanti. E di nuovo gli effetti sonori. Che erano anche nella versione originale. Le batterie sono qua dentro. E si svita portando questo piolo all'altezza di questo buco. Sono tre batterie a bottone già fornite. Bene. Non è che ci sia poi tanto altro da dire. Ah, ecco, il controllo isomorfico questo si chiama. Quindi quando il dottore lo tiene in mano, il dottore, il maestro lo tiene in mano, riconosce che è il maestro e lo fa funzionare. È un bel aggeggino,
Una buona aggiunta alla collezione della serie, anche se con il dottore non ha proprio niente a che fare. Sinceramente consiglio di procurarsene, ecco qua, abbiamo un marchio CE, che non è neanche tanto visibile, però no, sì, dà fastidio quando mettono queste cose. Questo qui è molto meglio, perché tutte le carabattole in legalese sono all'interno, da fuori non si vede niente, tranne, vabbè, dove è stata incollata la plastica per montarlo. Comunque, un bel pezzo. Mi sento di consigliarlo. Ok. Non c'è altro da dire. Consiglio l'acquisto, se siete fan del dottore. E ci vediamo alla prossima recensione. Bye bye.